Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo qua con l'ultimo video, o il penultimo video, adesso non so come metterò i video, della presentazione delle prove del rally della lana. Se guardate, ho l'auricolare per sentire Maps dove mi porta per le strade. Adesso faremo la Valdengo, che esattamente sono due prove. Sto leggendo la PS7 e la PS9, e una parte alle 9:22 la prima macchina, e la seconda parte a mezzogiorno e 09. Quindi avete tutto il tempo per svegliarvi e andare a vedere prove tranquilli. Ora, con la videocamera che ho sopra, andremo a vedere i punti strategici e i punti dove sono più pericolosi della prova, quindi da non mettersi. Quindi io direi di accendere Tina e di partire subito. Allarghiamo Maps. Lo lascio qua. Possiamo partire dopo queste macchine. Ovviamente adesso non è chiusa al traffico, però non tiro. Partiamo. Più o meno la linea di partenza è questa, non ovviamente marciapiede, però è la strada. Ok, via. Si parte. Allora, c'è subito questo piccolo rettilineo che porta a sinistra, perché bisogna andare su a San Francesco. Quindi, tac, sinistra, destra, bel rettilineo. Ok, ora curva a sinistra, abbastanza tranquilla. Altro rettilineo. Ok, qui si frena perché è curva cieca, come potete vedere. Ok, stavo per tranciare via tutto il cavo. Devo trovare un nuovo metodo per ascoltare Maps e non dare fastidio a voi. Come potete vedere, è in mezzo alla natura, quindi qui potete anche mettervi tipo sopra a quella stradina tranquilla. Qui no, perché se le macchine escono di lì vi tranciano in due. Capisci? Qua sopra sì, sopra i muretti sì, si può, però non sono. Anche qui è una via di fuga, quindi non potreste andare. Come potete vedere, ci sono bellissime curve qua, e se volete stare molto tranquilli all'ombra è il punto perfetto. Qui c'è un po' d'acqua sotto qua. Ok, se volete stare all'ombra, come vi dicevo, qui è il posto perfetto. In più, se non volete avere tante persone attorno, perché qui non essendoci tanti tornanti, eccetera, non ci vengono in molti. Ok, qui passiamo in mezzo al comune, cioè al comune, a un paesino. Non vi guardo in faccia perché devo guardare la strada. Mettiamo in quarta, va? Qui è un bel rettilineo veloce veloce, che finisce in mezzo ad un altro bosco. Ovviamente abbiamo macchine davanti perché la strada non è chiusa, come vi dicevo, però vi faccio solo vedere i punti più belli della prova, come ho fatto già negli altri video. La ventola accesa, abbiamo un Ford davanti, e qui inizia il ronco biellese. Ancora un po' di curve, lì potete mettermi, intanto credo che nessuno vi romperebbe le balle. Dove avete visto i tronchi? Altra curvetta a destra, una mini chicane, diciamo. Qui è un bel posto, qui questo è un bel punto perché le auto la campano come se non ci fossero domani. In più è storico, quindi il rumore lo sentite bene. Dei Porsche, eccetera, eccetera, eccetera. Qui
qui entriamo dentro quasi al paesino, perché c'è comunque una strettoia e subito una curva a sinistra. Qui riaprono. Qui c'è scritto stop 100 metri, però loro vanno giù a Ternengo, come potete vedere. Vanno giù, tac. Continua, ok. Qui ci sono un bel po' di curvette belle a destra, a sinistra. Tac. Qui potete mettervi, però come potete vedere c'è un po' di casino tra gli alberi eccetera, quindi non vorrei mai che prendesse un rovo in qualche punto. Qui si va a sinistra verso Pettinengo, cioè in realtà verso San Francesco, troviamo dei ciclisti in mezzo alla strada. E qui sono dei punti molto belli, perché oltre che esserci dei punti stretti, come potete vedere, c'è un bivio lì dietro e quindi potete mettere la macchina lì dietro per vedere le macchine qua. Certo, come potete vedere anche qua la vegetazione regna sovrana e quindi ci sono pochi punti, a meno che non venite con un macete, però la polizia poi vi romperebbe le balle per l'arma bianca. Quindi, oddio, c'è un ramo a terra, spero che lo tolgano prima del rally. Un po' di foglie per terra, ok. E qui c'è il primo tornante della Ternengo. Una bella tornante a destra in salita, cioè salita più o meno, sì, vabbè. Comunque, c'è. Ci siamo, ci stiamo avvicinando a San Francesco. Potete vedere, sono belle strette, belle complicate. Qui è un altro mini tornante, altra curva a destra, qui possono tagliare. Qui dove c'erano i boschi potete mettervi, perché intanto è rialzato. Qui no, puttana Eva, vedo sempre gente che si mette lì. Cosa cazzo fate lì, che la macchina se perde i freni, se si buca una gomma vi viene addosso, madonna. Qua è tutto, guardate qua, guardate quanto spazio c'è, potete fare anche picnic guardando le macchine, c'è anche il punto per lasciare le macchine su, c'è anche una mini stradina, oddio, proprio, sarà proprietà privata, però visto che è chiusa, magari un occhio chiudono. Ancora curve qua, come potete vedere io rimango sempre in terza perché non ho voglia di tirare qua, che è chiusa la strada, quindi come avete potuto vedere anche dal Fiesta. Quindi tac tac, destra, un bel curvone a destra qua, tac. Ora ci si rimette, ci si, dove siamo? Non lo so, vabbè, si va ancora su per San Francesco, come potete vedere. Io ci sto, mi sto prendendo un po' la mano. Ovviamente questa qui non è una macchina da rally, cioè nel senso sì è una macchina da rally, però non è preparata, quindi tac. Un bel sorpasso in curva di un ciclista barra persona che doveva andare da qualche parte. E si arriva a Pioio. Qui c'è un bel sinistra, madonna, ok, qui la strada non è molto buona, però qui si arriva in mezzo, come potete vedere ci sono tanti tanti tornanti. Tac. Devo trovare un altro crocco per l'auricolare, perché sta sulle palle e io quelli non vivo a casa. Ok, qui dovrebbero passare di là, cioè io non la faccio in contromano perché ovviamente non è comodo, però comunque arrivano giù di qua,
all'incrocio, quindi potete mettervi anche lì allo svincolo e guardare le macchine passare tutta birra. Ancora delle curve strette, qui è un po' larga, qui c'è un bel piazzale per vedere le macchine passare. Come potete vedere anche qua non c'è molta via di fuga se sbagliano i piloti, quindi i muri e gli alberi sono le cose che mi fermano. Ok, altro rettilineo, qui la campa da merda, sinistra, destra. Guardate che bello però il paesaggio. Cioè, potete mettere un confronto. Ok, qui ci sono case, quindi andiamo con calma. Calma, con calma. Abbiamo passato comunque San Francesco. Stiamo andando verso Banchette. Qui è un rettilineo bello lungo. La vegetazione regna sovrana. Qui è un po' dura tagliare perché comunque c'era un bel buco là. Qua tagliare un po' proibitivo. Ah, che guardate che roba. Sì. Destra, sinistra, veloce. Siamo in un punto un po' brutto qua, dove c'è un bel tornante largo. Non vi mettete lì perché sono cacchi vostri. Cioè, ovviamente su da riva sì, però state attenti ai rovi, come vi dicevo. Neanche controllato se sopra il muretto
destra, sinistra, ordine. Ok, un destra sopra un mini ponte. La ventola. Adesso inizio a parlarvi. Ok, come avete potuto vedere, la prova è molto ben strutturata, molto stretta, c'è solo un tornante bello lì. Comunque, io vi ho fatto vedere la penultima prova del rally storico, del rally Ghana storico, che si svolgerà il 24, ovviamente gli orari li ho già detti. E niente, ci vediamo in un prossimo video.